Buonasera a tutti. Non so se ci sono altri colleghi in sala, consulenti del lavoro, quindi questo mio intervento è a nome mio personale, quindi se dico qualche strafalcioneria mi scuserete personalmente. Di norma la mia categoria, consulente del lavoro, sta agli avvocati come il pronto soccorso sta alla corsia medica normale, cioè è molto facile, è un'accusa che io faccio normalmente in tutti i consessi, avere davanti l'avvocato che ti cita una norma di settembre 2014 e dice una recentissima norma. Io una norma del settembre 2014 non solo l'ho digerita, comincio già ad averla dimenticata. Per me una norma recente è quella che è venuta fuori stamattina e che l'azienda mi chiede di applicare immediatamente, cioè all'indomani dell'8 marzo, all'indomani delle cosiddette tutele crescenti. Io avevo già clienti in studio che mi dicevano ok, io assumo, ho aspettato questo, assumo. Ci tengo anche a dire che questa mia richiesta a Sergio, che è caldamente, che così cortesemente mi ha consentito di parlare, io la faccio a braccio e non ho preparato nulla, ma il consulente del lavoro è lì, è in campo, è un call center, no? C'è sempre qualcuno che ha sentito l'amico del commercialista al bar che gli ha detto che è vero questa cosa qui, ma è vero che posso fare. Se mi fate una domanda, che cos'è il lavoro oltre il Jobs Act? Io vi rispondo che è il lavoro quello che voglio, ma un lavoro serio, un lavoro che dia uguale dignità alle libere professioni, e io lo dico come professionista che è in campo da quasi 30 anni nella libera professione, lo dico alle donne che sono qui davanti a me, vedo molte professioniste, perché la scelta della libera professione quando sei donna non sempre è una libera scelta, cioè se sei donna, se sei laureata, se sei una in gamba, è difficile trovare un posto di lavoro, e allora ti serve la partita IVA per crearti, devi essere la più brava, la più efficiente, devi sacrificare la famiglia, o peggio devi riuscire a mettere insieme le esigenze dei genitori anziani, perché questo è il problema, con quello dei figli. Allora noi consulenti del lavoro, voi sapete che siamo molto attive, anche perché siamo molto sindacalizzate, siamo l'unica categoria che ha un presidente donna, e questo la dice lunga sul nostro modo di vivere la professione. Chiediamo un welfare professionale, chiediamo un welfare professionale che è lo stesso che vorremmo per i dipendenti che amministriamo. Ma so che questa è una strada lunga, so che è una strada lunga perché anche la sinistra, e io qui sono in casa di sinistra, ha molto spesso nei confronti dei liberi professionisti un atteggiamento di fastidio. Siamo considerati persone di destra, no? Come se una categoria professionale possa avere una quotazione politica. E io tutte le volte cito Gramsci e quindi dico guardate che non esiste un intellettuale di destra, un intellettuale di sinistra, scusate, in ogni ceto sociale, no? Il suo gruppo di intellettuali, e noi professionisti siamo i nuovi intellettuali. Ma questo inciso lo dico perché ho delle colleghe davanti, delle avvocati, mi guardano e vorrei pensare se sono d'accordo con me. Io facevo una battuta molto veloce, come consulente del lavoro io non ho mai avuto il problema dell'articolo 18. In tutta la mia carriera professionale sono andata in tribunale per un articolo 18 quando ero a Torino una volta. L'articolo 18 non è un problema in un'azienda seria dove c'è un imprenditore serio, perché l'imprenditore serio sul suo capitale umano ci investe, ci scommette, senza il suo capitale umano non va da nessuna parte. L'articolo 18 diventa un problema quando molto spesso il sindacato, e questo lo dico perché ecco, purtroppo un licenziamento lo devo fare lunedì, quando il sindacato cerca di difendere posizioni indifendibili, a discapito invece del lavoratore che lo stesso lavoratore che lavora accanto dice io non accetto questa difesa del sindacato, perché il sindacato deve tutelare l'indifendibile e dimenticare invece i miei diritti per stare dietro a quella povera persona. Ricordo anche che esiste tutto un mondo del lavoro che è estremamente sommerso, ma che è la luce del sole, e che sono i voucher, per esempio, nessuno ne ha parlato. Allora, vogliamo parlare di questi lavoratori, io li chiamo il gratta e lavora, dove a fronte di 7.000 euro anni complessivi posso avere più committenti nel tetto massimo dei 2.000 euro, io sono assolutamente privo di alcun diritto come lavoratore voucher.
Non solo, e lì c'è anche una connivenza da parte del lavoratore, ma questo possiamo ben dircelo. Molto spesso il lavoratore fa comodo risultare un'ora di lavoro e le altre quattro in nero. Perché? Perché così i redditi che produco non entrano nell'ISE e l'ISE non mi fanno uscire fuori dagli assegni nucleo familiare, mi danno il diritto a agevolazioni agli asili e cose di questo genere. Allora, se proprio voglio fare un discorso di sinistra, anche magari probabilmente di sinistra non sono veramente, io faccio un discorso di equità, di giustizia. Cioè, se vogliamo cambiare il mondo del lavoro, dobbiamo cominciare a cambiarlo da tutte e due le parti, non solo dall'imprenditore, magari quello disonesto, ma anche da un lavoratore che forse tanto onesto onestamente non c'è. E io qui ho davanti, accanto a me, due persone del foro, ma sono sicura che molto spesso anche loro converranno che ci sono dei lavoratori dove la pretestuosità del ricorso è evidente. E allora io dico al mio imprenditore: senta, io ho licenziato e sono assolutamente serena per quello che ho fatto, tuttavia siccome ci costa, e ci costa quello, ci costa quell'altro, e non abbiamo più il 410 e il 411 del codice di procedura civile, dove, devo dire, il consulente del lavoro alleggeriva molto il carico, ecco, forse ci conviene transare. Dove andiamo a farlo? Beh, andiamo a farlo in una commissione di conciliazione, magari quella istituita in sede sindacale, no? Dove anche il sindacato prende la tessera del lavoratore e conclude una certa opera. E poi sempre sul sindacato, molto bene l'articolo 18, però, e Landini lo ha accennato, forse il sindacato ha fatto un autogol quando col referendum da solo si è fatto un po' cancellare l'articolo 19 sulla rappresentanza. E questo ve lo dico perché ogni tanto quando vengono a chiedermi l'assemblea, alcuni lavoratori, vado a vedere se il sindacato a cui sono iscritto ha effettivamente firmato il contratto. E allora la consulente dice: no, tu l'assemblea non la puoi fare. E questo è un autogol del sindacato. Volevi rappresentare tutti? Hai finito poi per rappresentare la metà delle persone. E hai perso credibilità, sempre per via di tutto quello che è precedente. E poi da ultimo, sempre io porto avanti la mia categoria, io ci credo in questo lavoro, scusatemi, ci ho dato 30 anni della mia vita, i capelli bianchi e tutto il resto. Noi come Fondazione Studi Consulenti del Lavoro abbiamo spesso duramente battuto contro il lavoro nero, prima di tutto perché se c'è del lavoro nero io non faccio la giusta paga, scusate, e guadagno meno, sempre per tornare al discorso di cui prima. Secondo, perché il lavoro nero danneggia le aziende oneste che io amministro, perché è lì che c'è veramente una concorrenza sleale. E lo dico in una terra di cooperative rosse che spesso mi hanno fatto concorrenza sleale. Adesso i contributi delle cooperative sono gli stessi degli enti privati, ma dovete sapere che fino a 15 anni fa avere i contributi della cooperativa voleva dire andare in pensione con meno soldi, e questo i lavoratori spesso lo dimenticano. Lavorare in una cooperativa voleva anche dire di distribuire gli utili, ma questo ai lavoratori non gli è mai stato detto. Poi ci sono tante anomalie, assolutamente, ne potremmo discutere per delle ore, io non voglio portare via soldi, cioè tempo a nessuno, anche perché il tempo è danaro, però sì, mi hanno toccato un po'. Però quando parlo di lavoro io penso a due diritti fondamentali: una tassazione equa per tutti quanti, sia che io sia autonoma e sia che sia dipendente, e penso a una previdenza equa e giusta per tutti quanti, perché è vero che noi abbiamo le casse di previdenza, è vero, ma molto presto questo tesoretto l'INPS ce lo porterà via, perché noi abbiamo investito in mezzi di sussistenza, noi ci autogestiamo, e la Corte dei Conti chiede da noi una solvibilità di 50 anni, mentre l'INPS può garantirla soltanto di 30 anni. E questo, signori, è una cosa molto seria su cui veramente dovremmo discutere. Da ultimo volevo ancora dirvi un'altra cosa: io sono contenta di essere qui a rappresentare la mia categoria. Ricordo alla sinistra che ci siamo. Qualcuno mi ha detto che i consulenti del lavoro non sono ben rappresentati in periferia, ma lo sono a livello nazionale. Però ricordatevi di noi, perché lo dico a voi avvocati,
che quando leggete la lettera di provvedimento disciplinare andate a sindacare sulla virgola, sulla post virgola, su cose di questo genere, però pensate che ieri hanno pubblicato una finanziaria, o meno, domani pubblicheranno una finanziaria, e pensate alla sottoscritta che dopo domani si metterà lì, dovrà spiegare al dipendente che ci sarà di nuovo la detassazione dei premi di secondo livello e quindi lui potrà avere dei soldi in più se facciamo un accordo. Potrà raccontare per esempio che il part-time è diventato flessibile ma molto obbligatorio, per cui se tu sei un part-time devi fare le ore supplementari. Queste sono cose ben più importanti di articolo 18 e cose di questo genere, perché va del welfare della persona. Finisco qua perché credo di aver rubato abbondantemente il tempo. Grazie dell'attenzione. Grazie Mirella.